Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, quest'oggi vi farò la ricetta dei biscotti, i famosi occhi di bue, con la pasta frolla morbida. La ricetta per la pasta frolla l'avete già nella crostata morbida alla Nutella. Che metteremo nell'info box, Sì, così. esatto, così vi potete rivedere gli ingredienti, però un'infarinatura di ingredienti di nuovo ve li dico. Allora, 300 g di farina, 100 g di zucchero, che andrò a mettere immediatamente, poi abbiamo 80 g di burro, mezza fialetta di vaniglia o essenza di vaniglia o estratto di vaniglia o bacca di vaniglia, quello che volete, un tuorlo più un uovo intero, un cucchiaino raso di lievito per dolci e un bel pizzicotto di sale. Tutto in planetaria. Ci rivediamo in pasto pronto. E ho le mie domande classiche, Sì. solite, che ci sono sempre. E dove vai? In planetaria. No, È una ricetta lunga da fare? spaventato, dove vai? No, non è una ricetta lunga, ci vuole solamente 5 minuti di lavorazione per la pasta frolla. Dopodiché, dobbiamo, metterla a riposare per una mezz'ora nel frigo. E è una A ricetta. basso costo assolutamente sì, perché sono ingredienti che si trovano in qualsiasi cucina e quindi, sì, a parte il burro a basso contenuto di colesterolo che uso io, per il resto potete mettere anche l'olio di semi volendo. E che differenza c'è? Beh, la consistenza della pasta è differente. Beh, col burro di solito Col burro non si sbaglia. Esatto. vai a colpo sicuro. E che occhio di bue al centro cosa ci metterai? L'occhio di cosa sarà fatto? Sarà fatto di marmellata, ovviamente la mia marmellata. Che metteremo anche sempre nell'info box. Certo, una marmellata con meno zucchero e senza conservanti e coloranti, eccetera, eccetera. Però nel caso uno ci può mettere anche Nutella e cose e schifezzuole varie. Anche la crema, se volete. Non male Non te li faccio con la crema, è crema. inutile No, che no, mi no, guardi con no. l'occhietto Però magari brillante. la crema e la fragoletta sopra. Lo L'hanno ordinati questi, quindi so, non li però puoi magari. mangiare. Non li puoi mangiare, forse te ne lascio uno per l'assaggio, ma non lo so se ci Beh, esci. l'assaggio deve essere garantito, Non lo l'assaggio. so. Ma lo chiedono i nostri fan, amore. Devo andare in planetaria. Ti Non mi battere sul braccio. batto sul braccio, così balla tutto il video. Guarda, è proprio una disgraziata. Ci vediamo tra poco. A dopo. Allora, questa è la pasta frolla pronta. Come vedete, ha una consistenza totalmente differente dalla pasta frolla normale. È più tostarella, diciamo, ok? Corposa. Sì, leggermente più elastica. La mettiamo nella pellicola. E la lasciamo riposare in frigo per mezz'ora. Ci Quindi ci vediamo fra vediamo mezz'ora. tra mezz'ora. Allora, l'abbiamo tirata fuori dal frigo, l'abbiamo tolta adesso dal cellophane. Abbiamo bisogno di un coppa pasta tondo e di una punta per siringa di acciaio, che sia però, ecco, di questa grandezza più o meno, ok? Abbastanza grande. E Scusate. la lanciamo. E la Lancia, buttiamo, sì. vi faccio vedere più o meno il rapporto coppa pasta Quale da prezzo? punta. No. No, ok. A questo punto, cosa facciamo? Chiudiamo la nostra pasta frolla, onde evitare di mettere più farina, eccetera, eccetera. È diventata dura, ovviamente, l'abbiamo tirata fuori dal frigo. E con molta, molta pazienza andremo a stenderla.
quindi ci vediamo a pasta frolla, a pasta frolla stesa. E questa è la mia marmellata, useremo la marmellata di fragole. A dopo. Allora, abbiamo fatto i nostri biscotti, il sotto e il sopra, ovviamente con il coppa pasta abbiamo ricavato questi, scusate, con la punta del sac à poche, con il coppa pasta ho fatto tutti i tondi, poi con la punta del sac à poche ho tolto queste parti che voi vedete. Quindi okay. Questi sono biscotti semplici, vengono fuori. Questi sono biscottini semplici, avanzavano e quindi li ho messi comunque a fare, onde non congelare altra pasta frolla perché già c'ho il freezer pieno e quindi... Perché giustamente bisogna avere un sotto e un sopra bucato. Esattamente, esattamente. Oh, la bellezza di questi che ho fatto io qual è? Il fatto che, non so, nessuno uguale all'altro proprio, cioè... Ma questo è bello. È l'artigianato, questo è il lavoro hai artigianato. Hai visto un bue per gli occhi uguali? No, no. Quindi non è... E la cosa, mi raccomando, fate bene attenzione al fatto che aderiscano perfettamente al fondo, perché se poco poco con la teglia sversano, non vengono bene, mi diventano raccomando. Della bilancia. Eh sì, esatto. Ok, quindi... Adesso inforniamo per 25 minuti circa, sempre dipende dai forni, a forno caldo, uppela, a 170 gradi, forno statico, a dopo. Sono pronti, a questo punto aspettiamo che raffreddino un pochino e poi li andremo ad assemblare. Va bene? Che belli che sono. Che profumo che c'è in cucina. C'è un odore stupefacente. Sì. Ci vediamo dopo. Allora. Come vedete sono cotti, di varie forme ovviamente, alcuni sono venuti un pochino più cotti, altri meno, ma perché ho fatto il fondo di uno spessore differente e il sopra ovviamente l'ho fatto un pochino più fino. Non mi veniva la parola. Questi sono i biscottini che delizieranno i miei figli, questi invece ce l'hanno ordinati. Allora, cosa dobbiamo fare? Una cosa semplicissima, aprire la mia marmellata che nel frattempo ha avuto, si è fatta il sottovuoto, sentito? Eccola qui. Ma che meraviglia. Facci vedere. Sì, infatti la metto proprio nel centro. Così. Mettiamo la marmellata più che altro nel centro. Andatela a vedere la ricetta della marmellata perché è veramente buona e genuina. È buona, e sì, infatti è con meno zucchero. Infatti come l'hanno vista sul sito, sulla canale YouTube, ce l'hanno subito ordinati i biscotti così, esatto, con la marmellata. Esatto. Ecco qui. Poi, nel caso non la volessero con la marmellata, si può mettere di tutto. Anche la Nutella, certo, ripeto, la crema, quello che volete. Io li faccio belli pieni, eh? Sì, si deve sentire. La marmellata comunque si deve sentire. Poi questa è bella a pezzetti, se volete potete invece mettere la gelatina di albicocche, di solito si fa con la gelatina di albicocche, ma noi siamo alternativi e quindi di conseguenza mettiamo quello che ci pare, giusto? Giusto. Sì, sì. Eccoli qua. A questo punto che cosa dobbiamo fare? Prendere lo zucchero a velo. Prendere un passino lo metto prima così in maniera che non sporco troppo e vado a spolverare con lo zucchero a velo i nostri occhi di bue. Perfetto. A posto.
lo zucchero a velo nella marmellata scomparirà tra poco e quindi rimarrà semplicemente lo zucchero a velo sui biscotti. Senti, visto che non posso fare l'assaggio perché non sono per noi, sì, mi bagni un pochino quella... Sì, te lo bagno nella marmellata. Guarda, ti faccio un bacio di dama, guarda, ti faccio un bacio di dama. Ecco qua. Così, uno sopra e uno sotto. Perfetto. A me piace la faccia che fa, tanto. È buonissimo. Signori, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti e grazie. A tutti.